Così, tutto quel che un tempo era, non è più. Tutto quel che un tempo era, non è più. Non sei più tu e non sono più io. Quel che ci accomunava è svanito. Forse consumato dal tempo. Forse logorato dalle distrazioni, dagli impegni di lavoro, da passioni differenti sopraggiunte con l'età. Da passioni differenti sopraggiunte con l'età. Siamo seduti accanto, ma non ci comprendiamo, anzi, non parliamo. Ci trasmettiamo informazioni di servizio. Siamo distanti, seppur vicini. Da passioni differenti sopraggiunte con l'età. Con gentilezza ci scambiamo favori e ci chiediamo come stai. Ti serve qualcosa? Ma è gentilezza, non è amore. E poi ci sono i tuoi genitori e i miei genitori, anche con loro noi siamo molto gentili. Li invitiamo a pranzo la domenica, li andiamo a trovare a fare la spesa. Sono anziani e devono sapere che fra noi tutto scorre come un tempo. Tutto scorre come un tempo. Ma senza emozioni, anche con loro, così come i vicini e gli amici dei nostri figli. A pranzo la domenica. Ma è gentilezza, non è amore. E devono sapere che fra noi tutto scorre come un tempo, così come i vicini e gli amici dei nostri figli. Già, per non parlare dei ragazzi. Vivono nel loro mondo, nei loro amori, nei loro viaggi. Da parte nostra non sarebbe carino distrarli. Per questo, in loro presenza, fra noi, siamo ancora più garbati. E qualche volta ti avvicini anche per un bacio o una carezza gentile. Ma è gentilezza, non è amore. Gentile, appunto. Non affettuosa. O carica di sensualità come lo furono un tempo. Carica di sensualità come lo furono un po'. La notte dormiamo accanto. E qualche volta facciamo l'amore, sempre con molta gentilezza. E qualche volta facciamo l'amore, perché anche il corpo pone le sue esigenze. Poi sdraiati di spalle, ognuno torna al suo mondo e prende sonno. Qualche volta penso che tu possa avere un'altra persona con cui condividi le idee. Il pensiero non mi genera fastidio. Al nostro tempo migliore avrei sentito la morte dentro salire a rapidi passi, come quando una pianta sente pizzirsi senza acqua. Ma è gentilezza, non è amore. Oggi penso che ti farebbe bene avere qualcuno che apprezzi le tue idee e la tua gentilezza. Che apprezzi le tue idee e la tua gentilezza. Da passioni differenti sopraggiunte. Siamo distanti, seppur vicini, ma è gentilezza, non è amore. Quel che ci accomunava è svanito, forse consumato dal tempo, e qualche volta facciamo l'amore. Non sei più tu, e non sono più io. Io al momento non ho nessuno, e penso che mai avrò qualcun altro. Non sarebbe gentile nei tuoi riguardi. Gentilezza, non è amore.